È stato presentato nel corso di una conferenza stampa Tecnabile, progetto editoriale della cooperativa Ostuni a Ruota Libera, da sempre vicina ai problemi della disabilità, una guida che nasce con l'obiettivo di fornire un supporto informativo, pratico sui servizi, le opportunità e le agevolazioni economiche a chi convive con una disabilità in famiglia e non solo. Vediamo il servizio. Il progetto Tecnoabile è un progetto della cooperativa presentato nel 2009 alla Regione Puglia e riguarda una linea, tecnologia dell'informazione per quanto riguarda l'inclusione sociale. L'obiettivo del progetto è l'inclusione sociale attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e multimediali. Noi abbiamo creato uno spazio fisico, un luogo fisico dove devono incontrare le persone con disabilità e dove possono usufruire degli ausili che noi abbiamo acquistati tramite questo progetto. I nostri servizi come cooperativa sociale sono per l'estate informazioni turistiche per quanto riguarda prevalentemente i ragazzi o le ragazze con disabilità motoria che vengono in vacanza. Noi gli indichiamo le varie strutture che sono accessibili, le varie spiagge accessibili, i vari musei accessibili, tutto ciò che è accessibile. In più diamo anche gratuitamente delle sedie particolari per andare a mare, le sedie gioco. Territorio di Ostuni, diciamo che per quanto riguarda la marina, adesso si è adeguato a queste, soprattutto le strutture private si sono molto adeguate, infatti noi siamo sempre in contatto, soprattutto per quanto riguarda il parco Lido Morelli, dove ci sono delle strutture balneari accessibili e noi siamo sempre in stretto contatto con. Per quanto riguarda, diciamo, il centro storico, dove anche noi siamo siti con il nostro ufficio informazioni turistiche, là ci sono delle problematiche, però là diciamo, sono a monte, voglio dire, sono delle problematiche, essendo un quartiere storico, non si può intervenire sulle strutture, però noi facciamo di tutto, poi con dei percorsi alternativi e anche con l'accompagno nostro, facciamo di tutto per organizzare delle visite. Tramite il progetto Tecnoabile abbiamo acquistato i vari mouse per disabilità motoria, per disabilità visiva, un Zoom Text si chiama, il caschetto puntatore, poi la guida, e poi abbiamo acquistato anche due computer, i vari software per disabilità mentale, di matematica, inglese e spagnolo e geometria. Il servizio è rivolto a tutte le persone con disabilità, senza onere, e chi ci vorrà venire a trovare, siamo in Corso Mazzini numero 6. Ed ora ci addentriamo nel clima natalizio perché continuano a Fasano gli appuntamenti natalizi predisposti dall'amministrazione comunale. Sentiamo Mariangela Boggia. Fine settimana ricco a Fasano per respirare l'aria natalizia. Domani terzo appuntamento con i mercatini di Natale nel centro storico a partire dalle 17:30. Un percorso suggestivo in cui trovare prodotti dell'artigianato, oggettistica, addobbi natalizi e prodotti della gastronomia locale. In piazza Mercato Vecchio tre gli spettacoli dal vivo, il primo del gruppo Gospel Black and White, il secondo con artisti fasanesi, il terzo con la band Cambio di Rotta, oltre a stand di dolciumi, prodotti tipici e degustazioni di Caldarroste, Panzerotti, Tarallucce e Bruschette. Nel Museo Casella Fasanese la mostra Le civette di ferro di Nicola Fiume, visitabile dalle 18 alle 20. Ai portici delle Teresiane, grazie al contributo dei commercianti del complesso storico, ci sarà la possibilità di scatenarsi al ritmo di tamburello con la pizzica salentina e il gruppo di bali popolari Impronte di Puglia. A Palazzo Pezzolla inaugura alle 18:30 la mostra di pitture e sculture Il sogno e la fiaba di Paolo Cataldi, organizzata dall'Associazione Genitori, e potrà essere visitata fino al 30 dicembre dalle 18:30 alle 20:30. Inaugura anche la pista di ghiaccio in Piazza Ciaia e a Selva di Fasano continua nel Palazzo dei Congressi la mostra dei 24 presepi nella casina municipale, affiancata da numerose iniziative per i bambini e le famiglie con le immancabili degustazioni in tema natalizio.
E si è tenuta a Mesagne la serata conclusiva del concorso Musica e Teatro e Linguaggi del Comunicare, organizzato dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ferdinando, in collaborazione con il Comune, un percorso con la scuola mesagnese che ha seguito assumendone la regia e coordinando i vari eventi che miravano all'integrazione del sapere musicale attraverso la realizzazione di opere di teatro in musica. Sentiamo Agnese Poci. Oggi stiamo celebrando un po' la giornata conclusiva di questo concorso Musica e Teatro, che ha una storia piuttosto lunga, che nasce 8 anni fa, nel 2004, quando grazie al patrocinio proprio dell'amministrazione comunale di Mesagne abbiamo avviato dei percorsi di formazione per docenti di educazione musicale, che sono stati i primi nel loro genere in questa regione e che hanno riscosso un grande successo. Questa iniziativa è stata resa possibile anche da un forte raccordo interistituzionale, perché in questa rete che si è costituita, oltre al comune di Mesagne, ci sono anche le università del Salento, l'università di Bari e soprattutto l'università di Bologna, che ha dato una spinta sotto il profilo scientifico decisivo a questa iniziativa. Per chi ha avuto il piacere di assistere a queste rappresentazioni hanno visto di che cosa poi sono capaci i ragazzi delle nostre scuole, e qua parliamo di scuole primarie e scuole elementari, cioè infatti la scuola vincitrice è un circolo didattico di Andria, mentre invece stasera abbiamo assistito anche alla rappresentazione dei ragazzi del liceo classico Orazio Flacco di Bari, che hanno dato pure dimostrazione di, diciamo, un impegno non comune, ecco, quelli che noi qualche volta richiediamo ai nostri ragazzi, ma che i ragazzi poi alla fine sono capaci di dare. Stiamo tenendo a Mesagne 3 serate riguardo alla manifestazione teatro e musica. È un evento significativo che vede la partecipazione di oltre una trentina di scuole pugliesi che hanno aderito a questo concorso per sensibilizzare i giovani al teatro musicale. È un'esperienza molto importante anche nella prospettiva del liceo coreutico che partirà qui a Mesagne a breve e che costituirà sicuramente un polo di attrazione, di riferimento per tanti giovani che vogliono praticare l'arte della danza. E chiudiamo il telegiornale con le nostre consuete rubriche CNR News, il Meteo e il TG Femini. Da parte mia è davvero tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. No comment di Mario Monti alla richiesta di Berlusconi di guidare i moderati da Bruxelles. In conferenza stampa con il presidente della Commissione europea Barroso, il premier glissa: in questo momento ho altri impegni, devo finire il mio lavoro. Non ho nessun commento da offrire, non sarebbe comunque il momento, sono impegnato ancora per qualche tempo, per qualche breve tempo, nella condotta spedita a compimento di ciò che il governo deve ancora compiere. Sempre più ampio il divario tra ricchi e poveri in Italia, la ricchezza del paese è nelle mani di poche famiglie, lo sottolinea Banca Italia. Per quanto riguarda il 2010, il 10% dei nuclei familiari più ricchi aveva quasi la metà delle risorse totali, mentre il 50% disponeva di appena un decimo della ricchezza. E nei due anni successivi, 2011 e 2012, le famiglie italiane si sono impoverite ulteriormente. Nel rapporto comunque si fa notare come la percentuale di nuclei in affanno fosse in costante crescita dal 2000. Un tracollo in piena regola. In un anno il mercato immobiliare a uso residenziale è calato del 23,6%, quello a uso economico del 24,8%. Il mercato regge di poco nelle città, ma il vero problema è quello dei soldi. Nel secondo trimestre 2012 sono stati emessi circa 70.000 mutui, il 41,2% in meno dello stesso periodo 2011. Anche in questo caso chi vive in città ottiene credito più facilmente, mentre è drammatica la situazione nelle isole, con un calo dei mutui del 58,3%. Stefano Cucchi ucciso dalla malnutrizione. La conclusione dei periti nominati dai giudici di Roma, dove è in corso il processo per la morte del giovane, avvenuta il 22 ottobre del 2009 nel reparto detentivo dell'ospedale Pertini. Le lesioni sul corpo poi potrebbero essere state causate da un pestaggio o da una caduta accidentale, ma nessuna delle due ipotesi prevale sull'altra.
La BCE vede nero per il mercato del lavoro nell'Eurozona. La disoccupazione, già da record, è destinata ad aumentare, spiega l'Istituto di Francoforte nel suo bollettino mensile. A ottobre il tasso dei senza lavoro ha toccato l'11,7%. La situazione è peggiorata a causa della persistente debolezza dell'economia nel 2013. La ripresa sarà lenta e graduale. Anche la Merkel intanto avverte: c'è ancora molto da fare per mettere al sicuro l'Europa. La cancelliera tedesca poi invita i paesi in difficoltà a proseguire con le riforme. Svolta di Obama sulla Siria, il presidente americano riconosce formalmente la coalizione dell'opposizione come legittimo rappresentante del popolo siriano. L'annuncio in un'intervista TV prima della conferenza degli amici della Siria in corso in Marocco, che vede per la prima volta la partecipazione della coalizione nazionale siriana. Il leader al-Khatib ha invitato la minoranza alawita, cui appartiene anche il presidente Assad, ad aderire alla campagna di disobbedienza civile contro il regime per mettere fine alle violenze che sono costate la vita a 40.000 persone dall'inizio del conflitto. È stata trovata morta questa mattina la centralinista dell'ospedale King Edward di Londra, che per prima aveva ricevuto la telefonata di due DJ australiani spacciandosi per la regina Elisabetta e il figlio Carlo. Avevano ottenuto informazioni sulle condizioni di Kate Middleton, lì ricoverata per i malori dovuti alla sua gravidanza. È sedata, non ha dormito molto ed è disidratata. Uno scherzo riuscito, ma con un esito tragico. Si parla di suicidio, anche se l'ospedale precisa che non aveva preso alcun provvedimento contro l'infermiera. Nel tradizionale cinema di Leicester Square, nel cuore di Londra, va in scena lo spettacolo degli Hobbit alla presentazione del film in Inghilterra. Una ricostruzione della contea e parata di star in attesa dell'incontro con il principe William a fare gli onori di casa. Sul tappeto, verde e non rosso per l'occasione, Kate Blanchett, il regista Peter Jackson, fino ai 12 nani, irriconoscibili senza trucchi, effetti di scena e ad altezza naturale. Il più radioso Sir Ian McKellen, grande interprete shakespeariano e ormai per tutti solo Gandalf. George Harrison, suo allievo prediletto, lo definiva il padrino della world music. I Beatles scoprirono con lui infiniti orizzonti sonori, mentre Norah Jones ebbe un padre che non la riconobbe mai. Il maestro indiano Ravi Shankar lascia dietro di sé un mondo vissuto a suon di sitar, di cui era virtuoso di fama mondiale. Una vita intensa che si è chiusa a 92 anni in un ospedale californiano. In India c'è il cordoglio riservato alle più alte cariche dello Stato, con il primo ministro indiano che parla di perdita di un tesoro nazionale. I supereroi americani continuano ad essere protagonisti al cinema, dopo i vari Batman, Iron Man, Capitan America e Hulk. Questa volta è il turno di Superman, che torna sul grande schermo dopo quasi 10 anni di assenza. L'Uomo d'Acciaio uscirà il prossimo giugno. I fans intanto possono cominciare a gustarsi le prime immagini. Mio padre credeva che se il mondo avesse scoperto chi ero, mi avrebbe rifiutato. Era convinto che il mondo non fosse pronto. Tu cosa pensi? Buon fine settimana da Silvia Caravello. Ecco le previsioni per sabato 15 dicembre. Si incattivisce giunone sul centro nord e il centro, portando con sé tanta pioggia su tutte le regioni. Ma vediamo insieme, grazie alla grafica, lo specifico sul nostro territorio. Al nord tempo perturbato su tutte le regioni con piogge, neve soltanto in Piemonte e nel Varesotto. Attenzione alle possibili forti precipitazioni sull'Alta Toscana, la Liguria ed estremo nord-est, migliora ovunque in serata. Al centro piogge su gran parte delle regioni, compresa la Sardegna centro-settentrionale. Al sud avremo piogge degne di nota solamente sulla Campania, altrove il cielo rimarrà coperto o parzialmente nuvoloso. I venti spireranno di libeccio e sostenuti sui settori occidentali della nostra penisola, meridionali invece sull'Adriatico. La neve al nord è inizialmente sul Piemonte, sulla Lombardia, sul resto d'Italia cadrà soltanto a quote elevate. Passiamo ora alle temperature. In deciso aumento le minime su tutte le regioni, con 0,6 gradi al nord, 8,11 gradi al centro e 9,13 gradi al sud. I venti più caldi aumenteranno le temperature anche di giorno e saranno comprese tra i 3 e gli 8 gradi del nord, fino ai 13 e 20 gradi al centro e al sud. Per oggi abbiamo terminato, vi do appuntamento al prossimo bollettino meteo. Arrivederci.
Federanziani scende in campo per aiutare figli e nipoti. Alla luce delle notizie apparse nelle ultime ore in merito alle prossime elezioni, il Consiglio nazionale della Federazione si riunirà il 19 dicembre per decidere la posizione di Federanziani in vista dell'imminente campagna elettorale e per convocare l'Assemblea nazionale straordinaria che si terrà tra fine anno e i primi di gennaio. L'Assemblea, composta da 1000 delegati provenienti da tutta Italia, dovrà definire le indicazioni di voto da diramare a tutte le sedi e a tutti gli iscritti della Federazione in relazione alle risposte ricevute dalle forze politiche in merito ai 10 punti programmatici fissati da Federanziani come irrinunciabili e comunicati nell'appello ai politici apparso sulle pagine dei principali quotidiani il 7 dicembre scorso. I punti definiti come non negoziabili da Federanziani per avere il consenso elettorale sono pensioni dignitose e adeguate, equità sanitaria per i cittadini, sussidiarietà orizzontale, riforma del titolo quinto della Costituzione, istituzione di un fondo speciale per i centri anziani, eliminazione delle discriminazioni per età nel mondo del lavoro, sostegno al patto intergenerazionale, rilancio del turismo come settore strategico del sistema paese, onestà, competenza e rigore nell'amministrazione della cosa pubblica e rinnovamento della politica. Purtroppo dobbiamo riscontrare che non possiamo esimerci da questa competizione elettorale, perché dobbiamo obbligatoriamente difendere i diritti degli anziani, dei pensionati, ma soprattutto i diritti dei figli e dei nipoti. In questo momento di grande confusione e in un certo qual modo di grande mancanza di senso di concretezza della politica tutta, siamo convinti che il popolo degli anziani può ancora esprimere molto per dare una mano alla nazione che hanno saputo costruire. Ha celebrato i 60 anni di vita l'AID, l'Associazione Italiana Diabetici, la più antica organizzazione di volontariato dedicata all'assistenza e alla tutela delle persone con diabete. L'associazione fu fondata infatti nel 1952, quando il diabete era ancora una malattia poco conosciuta e molto temuta. Da allora sono stati fatti passi da gigante nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura del diabete, anche grazie all'impegno dell'AID. Un impegno forte per la difesa dei diritti dei diabetici, che ora vede l'associazione in prima linea con il nuovo progetto Fabbrica del Futuro. E la giornata, più che essere solo un festeggiamento finalizzato a se stesso, rappresenta anche la possibilità di poter lanciare un progetto futuro sulle sfide che ci aspettano nei prossimi anni. Queste sfide future sono l'essere vicino ai pazienti diabetici che stanno invecchiando e agli anziani che invecchiano con il diabete. Occuparsi anche della ricerca sul diabete infanto-giovanile, essere presenti con la prevenzione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle palestre e soprattutto occuparsi anche del diabete in gravidanza e della gestione delle complicanze che il diabete può dare nel tempo. L'anniversario dell'AID, celebrato in una cerimonia al Senato, non rappresenta soltanto il punto di arrivo di un cammino iniziato 60 anni fa, ma anche un trampolino di lancio di nuove ambiziose collaborazioni come quella con Federanziani. Raffaele Scalponi, buon compleanno, per i tuoi primi 60 anni. Volevo dirti ufficialmente davanti ai tuoi iscritti che sei diventato per Federanziani è responsabile del Dipartimento di Diabetologia di Federanziani. Grazie. Le famiglie italiane sono sempre più povere, ma soprattutto crescono le disuguaglianze. Solo il 10% va al 45,9% della ricchezza complessiva. Sono i dati che emergono dal supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia. Alla fine del 2010 la metà più povera delle famiglie deteneva il 9,4% della ricchezza totale, mentre il 10% più ricco deteneva il 45,9% di quella complessiva. Il numero di famiglie con una ricchezza netta negativa alla fine del 2010, pari al 2,8%, risulta invece in lieve ma graduale crescita dal 2000 in poi. Secondo le stime disponibili, comunque secondo Banca d'Italia, nel confronto internazionale l'Italia registra un livello di disuguaglianza della ricchezza netta fra le famiglie piuttosto contenuto anche rispetto ai soli paesi più sviluppati. La crisi inoltre continua a erodere la ricchezza netta delle famiglie italiane, che nel 2011 ha subito un calo dello 0,7% a prezzi correnti e del 3,4% in termini reali.
Non limitare l'accesso all'aborto e riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso. Così il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di intervenire su questi due temi molto discussi. Sull'aborto il Parlamento ha espresso preoccupazione per le recenti restrizioni all'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva in alcuni Stati membri, con particolare riferimento all'aborto sicuro e legale e all'educazione sessuale. Sul fronte dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, Strasburgo ritiene che questi sarebbero maggiormente tutelati se avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio. Dal 1970 al 2010 il mondo ha guadagnato quasi un decennio di aspettativa di vita, ma la differenza fra i paesi ricchi e quelli poveri non è variata molto. È il risultato di uno studio che ha coinvolto più di 300 istituzioni in tutto il mondo, pubblicato dalla rivista The Lancet. La statistica si basa sui dati di 187 paesi nel mondo fino al 2010, in cui globalmente gli uomini hanno guadagnato più di 11 anni dal 1970, mentre le donne circa 12 anni. Le morti dei bambini sotto i 5 anni sono calate di quasi il 60%. Tuttavia, segnalano gli autori, mentre la speranza di vita cresce ovunque, il gap tra i paesi che l'hanno più grande e quelli che l'hanno minore è rimasto simile, intorno a 32-47 anni, anche quando non si tiene conto di shock significativi per la mortalità come il genocidio di Ruanda nel 1994. Thank you.